The Show. Grazie. Grazie. Siete accorto di idee regalo per Natale per i vostri amici, ma seguono The Show? Beh, ma allora è semplicissimo. Regalategli The Show Plus. Ma Alessandro, c'è bisogno di una carta di credito. Come faccio? Non posso. Oppure potete comprare la card Google Play. La trovate anche al supermercato. 15 euro è il taglio minimo. Voi pagate in contanti. Sono già 3 mesi di abbonamento che potete anche dividervi con gli amici. Ci vediamo sotto l'albero. Non mangiare pesante! Ciao capo! Sì. Posso? Cosa? Un po' di pipì? No! No, un goccino! No, mi scappa! Ma non un goccino! Ti prego, un goccino capo, di pipì! Ha scordato la carta igienica! Ah, grazie! Ma non stai facendo la cacca? No, faccio anche la cacca, tienimi! Ok, tieni qua! Scusa, faccio un po' di cacca? Non qui! Qua, nel cestino! Ma nel cestino, ma fammi! Sì, guarda! Gentilissimo! The Show presenta tutte le cose che non dovevamo fare a Natale. Non fare battute brutte. Mi scusi, lei cosa fa qua? Non ho capito. Perché è qua? Perché? No, venga con me un secondo, per favore. Tu. Il reparto pelati è dall'altra parte, vicino alle salse pronte. Non può stare qui. Venga con me, aspetti, scusi. Ne abbiamo trovato un altro. Sì. Abbiamo trovato un altro pelato fuori dal reparto pelati. Lo porto immediatamente vicino alle salse pronte. Ok. Andiamo. Non fare i folletti. Arrivederci. E qua l'incontro tipo da folletto. Come scusi? Dove vai? In Lapponia. Li sto portando a Babbo Natale, ha mandato me perché lui è dall'estetista. E sennò no, i bambini no. Rimangono senza regali. Chiamo le guardie. No, le guardie no, non coinvolgiamo per favore le forze dell'ordine. Capo, scusami. No. Chiama le guardie, chiama. No. Chiama le guardie, dai. No, ma come faccio guardie, senza dai. Regali? Non puoi fermare il Natale. Tira. Non regalare uccelli. Sì, buongiorno, io dovrei spedire questo pacco a Soverato Marina. Considerandolo in questa maniera? Perché non vorrei che l'altro sia troppo piccolo. E io non ho letto sul sito se andava sedato, cioè sì, non è aggressivo. Cosa? No, è pallino. No, sono io che ho problemi con gli uccelli. Ah, ok, no, perché devo mandarlo a questa ragazza, a Giuseppina di Fiori. Ah, non si può, ma è dolcissimo, no. È un colombo svedese, guarda. Pallino, sta, signora Tubi. Ecco, è qua. È un colombo domestico. Però non si può spedire. Lo rimetto dentro. No, mi scusi, è un colombo domestico. Io devo mandarlo a questa allora, Giuseppina. No, spediamo animali. E come faccio? Questo qui continuava a dirmi. Mi manda, sai, quei messaggi. Il l'overo, esatto, dimmi, riporto pallino a Giuseppina. Vediamo tutto il tuo cielo. Vado. Buon Natale, buon Natale. Non fare regali a sorpresa. Amore! Ho fatto i biscotti! Ti avevo scambiato per la mia ragazza, scusami! Ma dove è andata? Non litigare per le feste! No, non per c***o, ho capito! Cioè, è la mia festa! Non è la tua festa! Non è il mio compleanno, non è il tuo, capito? Non è colpa mia se i bambini preferiscono me! Chiedi scusa! Non è colpa mia! Chiedi scusa! Scusa! Ma fai l'unica cosa che sai fare! Perdonami, Gesù Cristo! Ma sto ciccione di m***a! Se non lo pianti, chiamo mio padre, capito? Sta attento! Grazie. L'ha fatto male, ha fatto un colpo. Poi ha problemi a casa. Figlio unico. Non ha mai conosciuto il vero padre. Non si è capito chi è il vero padre. Ragazza madre, ha tutti dei problemi, nato in una stalla. Poi se la prende con me, è colpa mia. Io porto i regali, ma mi voglio più bene. Non regalare attenzioni. Non restituire questo. Certo. Come si chiama? È Mariella. Mariella? Sì. Un attimo, un'attenzione, prego. La signora Mariella affronterà questo Natale più splendida che mai. Ciao, Cosa stai dicendo? La signora molto, molto, molto modesta, ma comunque, nonostante l'età, una bella topina. Un applauso per la signora Mariella. Guarda, hai fatto diventare tutta rossa. Non interrompere le video lezioni. No, Adolfo, non ti sento più. È demanio pubblico e patrimonio pubblico. Vai, sì. Mi sente? Un po' a scatti.
Mi sento. Che Babbo Natale è arrivato. Ma cos'è questa roba? Non improvvisarsi, mago. Buongiorno, mi scusi. Ha una cosa nei capelli? Più posso? Mi scusi, non volevo toccare. In testa ce l'avevo. Un presepe? Ma non lo sentiva, mi scusi? No, ma era pesante, avrei dovuto sentirlo. Non lo so, io gliel'ho visto lì in testa fra il cappuccio e la testa, gliel'ho tolto, infatti non capivo cosa fu. Provi un attimo, se lo appoggia lo sente? Cazzo, se lo sento, è strano. È molto strano. Scusi? Anche. Anche una gift card. Ma lei è un mago? No, io sono un commesso Carrefour. Non smarrire i propri figli! Scusi, ha visto per caso una bambina vestita di giallo? Aveva i codini? No. Può stare qua 2 minuti se la vede e la ferma? Io tanto vado a cercare dall'altra parte. Grazie mille, molto gentile. Quanti anni c'è? Ha 10 anni. Sì, è così, una ragazzina così. Lei aspetti qua, che se arriva qui... Vestita di giallo? È vestita di giallo. Grazie mille, molto gentile. È ricevuto qui? Sì. Adesso siete i genitori della bambina? No. Ma avete visto qualcuno andare via che la cercava? Sì, ha detto che adesso torna qua. Scusi, dove è andato? Perché... a cercarla, ha detto di aspettare qua. Ma è andato di lì? Sì, fatto giù. Allora, rimani qui con i signori, un minutino, no, vado a cercare. Per favore aiutatemi, no, perché sono solo, siete. Devo fare gli straordinari. Siete qua. Dov'è il mio papà? Adesso viene, siedete. No, ho paura a stare da sola. Dai, che abbiamo da fare. Siete. Dov'è il mio papà? Siedete che adesso arriva, siedete. Io mi sono persa. Siedete lì. Però non lasciatemi da sola, mi sono persa. Ecco, Margherita! Papà! Margherita! Papà! Margherita, piccolina, dai! Non adirare il monopolio. Avete vinto? No. Magari è il caso di smettere di buttare soldi a ste stronze. Troppi? No, vabbè, io sono solo onesto, cioè se volete buttare soldi fate pure. Siamo anche vicini a Natale, una tombola con i nipotini magari paga di più. Era solo un po' di onestà, insiste, ma chi ti riconosce? Io ti dico la verità, stai buttando dei soldi in cesso, mi sembra una roba da pirla. Questa è la mia verità. La tua? Ma io non butto i soldi come vuoi. Hai visto? La mia vince. Buon Natale. Il mondo sta impazzendo. Siete stufi dei regali di merda dei vostri zii? O delle calze di vostra nonna? E allora per Natale fatevi regalare The Show Plus. È semplicissimo, serve soltanto una carta Google Play. Non possono sbagliare. E li fate felici perché spendono pochissimo quei taccagni. E puoi trovarlo ovunque. Meno male. Al supermercato. Dal tabaccaio. In chiesa. No, no, qua no. Su Amazon. Ma dove cazzo siamo finiti? Su Amazon. Su cui si trova anche quella da 5 euro. E ragazzi, a Natale, ricordatevi, basta regali di merda. Fatevi regalare The Show Plus. Non avere il palato fine. Posso assaggiare? Sono di Cuneo questi qua? Devo essere onesto, signora, non vedo molta differenza dai dolciumi che si comprano al discount. Se posso, sono onesto, che mi sembra stupido scrivere cioccolati cunesi quando sono... il discount, scrivete cioccolatini. No, sono cioccolatini cunesi, scusami. Non l'avevo mai sentita. Cioè. Volevo solo essere onesto. Non è onesto. Buongiorno, io volevo un misto di cioccolatini di Cuneo. No, ma non sono di Cuneo. Se vai in un, discount li compro uguali. C'è scritto di Cuneo. No, è che la signora non è onesta, sono cioccolatini normalissimi. Ah, non si fa così però, onestamente, se c'è scritto che sono di Cuneo. Di Cuneo, il signore che sta rompendo. E io come faccio a sapere chi... L'assaggi e veda lei. Io non, vabbè, signora, buona giornata, va. Vedi signora, non essere onesta perdi clienti. No, è lei che se ne deve andare, per no, piacere. Assolutamente, però lo dico per voi. Lei non era con te. No. Faccio. Che non siete stati onesti, quindi il cliente se ne va, si sente truffato. Che non sono di Cuneo. Ho il palato fine, lo riconosco. Allora, guardami quelli del discount allora. Non fingersi commessi. Salve signora, allora come li facciamo? Come li facciamo? Per Natale, belli, bisogna essere belli. Caterina, Cosimo, facciamo uno shampoo alla signora? Come? Piacere, Gian Claudio. Piacere. Nuovo collega. Allora, per Natale... Sì, cosa fa? Più rossi. Oppure pelato, alla bisio. Sì. Non fare di fretta! Oh. Sì, la stai bene? Sì, mi sono un attimo incastrato. Dov'è il proprietario del carrello?
Sì. Una mano io? Sì, grazie mille. Che mi sono un attimo. Sono devastato a casa. Sono un attimo in ritardo sulla tabella di marcia. Prego, last minute, questo è il suo regalo. Buon Natale. Schiacciato. Non fare battute brutte di nuovo. Scusami, tu lavori qui? Sì. Me lo puoi incartare? Cosa? Sto pacco. Guarda, incassatelo in pacchetta. Ah, grazie, vado in cassa allora. Mi hanno detto di chiedere in cassa. Me lo puoi incartare? Che cosa? Sto pacco. È vero. Sì, me l'ha chiesto Cristo, però ho chiesto alla ragazza fuori, mi ha detto di chiedere a te che me lo incartavi. No. Vabbè, lo terrò così scartato allora. Buon Natale. Non farsi prendere dall'entusiasmo. Buon Natale! Auguri! Tra poco è Natale, arriva Buon Natale, ci porti i regali. Se hai fatto il bravo ti riporto, che se hai fatto il cattivone non si porta il carbone. Auguri! Woohoo! Non sbagliare camino. Oh, oh, oh! Buon Natale, bambini! Buon Natale anche a lei! Avete fatti, bravi? Avete studiato? No, disoccupati, bravi! Tieni Marco, basta con le pugnette. Grazie. Che ti fa male, che diventi come Daredevil, eh? Marta, il tuo trenino, tieni! Brava! Giorgia, il tuo dildo a doppia velocità, tieni! Bravissima! Lei ha dato qualche 18 per pietà, ha fatto il bravo? Non ho ancora fatto 10 anni. Ah, se lei dà qualche 18 per pietà gli farò un regalo. No, non do mai 18 per pietà. Allora gli do sto pacco, mi dispiace. Buon Natale! Fatti i bravi! Non farti prendere dall'entusiasmo di nuovo. Allora, tre biome. Ma li vuole morbidi o croccanti? Tre morbidi. No, mi scusi, è che sono felice perché tra poco è Natale. Regali medi. C'è un regalo da parte dei condomini per Natale, hanno fatto un pensiero per lei. Per me? Sì, tenga. La ringrazio. Anche l'amministratore gliene ha fatto uno, però non gliel'ha incartato. Non fare spuntini improvvisati. Tanto a Natale si può fare di più con noi, a Natale puoi e luce blu, a Natale tu lo senti di più, di tagliare a volare. Pandoro perché i canditi non mi piacciono. Non confondere Babbo Natale. Allora Babbo, io quest'anno ho fatto il bravo. Perché se ne frega? Come chi se ne frega? Io vorrei. No Babbo Natale, io volevo tanto il trenino, quello elettrico. Lo compri tu? No. Perché non abbiamo soldi. Le Bull Boys. Le Bull Boys. E poi l'attaccatura dei capelli di Giletti che mi piacciono tanto. Bello, bello. Non fare spuntini improvvisati di nuovo. Non è Natale senza panettone. A me i canditi fanno impazzire. Sono un po'. No, grazie. Sei a dieta. Non improvvisarsi, animatore. Mi dica. Un secondino. Ehi Salamino, ciao Bresaolo, hai sentito? Il signore vuole del crudo, ma ne sei sicuro? Richiediglielo. Cosa vuole? Ma ne è sicuro? Non è che vuole del salame? Del salame? No, intero no, magari a pelle. Ora la servo immediatamente.
non fare pacchi. Come? Va bene, il pacchettino, fallo fare. È un'offerta libera. Va bene, faccio. Grazie mille. Ecco a voi. Grazie. Grazie mille, gentilissimi, arrivederci. No, ma non è questo, eh. Come? Era il giro il mio. È quello che mi avete dato, io l'ho... No, guardi, scusatemi, anche un po' di rispetto per chi sta lavorando, questo era il vostro pacco. Mi permette, l'abbiamo comprato appena... Non lo so, io sì. No, questi sono maturi. Lo apro, però poi devo rifarlo, eh. E dovete pagare un'altra offerta, perché... Non me ne frega. Queste sono offerte in beneficenza. Allora, un secondo, perché noi qui facciamo beneficenza? Paghiamo anche biglietti del cinematografo per bambini ciechi e anche di audioguide per bambini sordi, cioè... Ma io guardi che chiamo la sicurezza per lei. Lei può chiamare chi vuole, io le ho impacchettato quello che mi ha fatto. Mi permetta, eh? Ma sta scherzando? Io ho preso un mattone, secondo me. E non lo so lei cosa ha comprato, mi scusi. Questo è 58, il pacco! Papparà, 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 papparà. Non credere alle pubblicità. Signora, mi scusi, un'informazione. Questo qui è quello della pubblicità? Cioè, buttati che è morbido? Questo è il panettone. Sicura? Faccio una prova, posso? Buttati che è morbido! Sì. È quello. È questo. Ok. Beh, grazie. Ne prendo uno nuovo. E cosa ne faccio con quello? Non me lo mangio? Deve pagare, far pagare il Babbo no, Natale. Ma era per vedere se era morbido. The Show. Solo con il terzo livello di The Show Plus hai accesso ad un catalogo di incredibili video esclusivi. Quali video? Questi. Produzioni più lunghe e complesse con video fino a 60 minuti, come la serie EEN Plus, il primo reality game di YouTube Italia che ha trasformato il nascondino in un gioco da adulti, con vere armi, vero dolore e tante scosse. O come il game show Le Olimpiadi del Coraggio e la serie TV Detto Fatto Plus Due Vecchi Bastardi. La prima in Italia realizzata in candid camera. Queste e tante altre produzioni original The Show Plus ti aspettano assieme all'archivio dei video rimossi sul terzo livello di abbonamento a soli 4,99€ al mese. Allora clicca sul tasto abbonati e ricorda, The Show Plus ti ama 3000. Parola di Tony. Non esagerare con l'onestà. Dai figliola, va bene l'ottimismo di voi poveri, però quella non ti entrerà mai. Scusi, però voglio dire, ok che non potete permettervi un oculista, ma un minimo di realismo. Credete tutte le cazzate che vi dice Renzi, ma... Qualcuno ti ha chiesto qualcosa? Ah, per carità, quindi... assolutamente no. Ma si figuri. Ma si figuri. Che mi sento anche il mio disagio qua dentro. Meno male, esca. Posto allora. di strano. Esca. Sì, ma adesso esco, sì. Ero curioso di vedere, volevo farlo tipo safari, capito? Che tu vai in Africa e vedi le gazzelle, invece vado al centro... Vuole vedere? Vengo al centro commerciale e vedi i poveri dal vivo. Ma vuole portare fuori oppure no? Grazie. Buona giornata. Non interrompere le telefonate. Auguri. Tanti auguri. 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 Anche con chi sto parlando? Auguri. Tanti auguri di Natale, eh? Tokyo? Sì, sì. Tanti auguri anche a Tokyo. Io fatto la Natale in Tokyo, là. Anche Santo Stefano, eh? Lui non capisce. Tanti non capisce una sì, sì. È un peccato. Io sono lingua cinese. Fagli gli auguri. Anche Santo Stefano, anche Santo Stefano. Ah, ok. Anche Santo Stefano. Anche no, vabbè. Grazie, auguri. Non fare regali di merda. E mi butto nel primo negozio che trovo. Scusi. Salve. Ho un problema. Vorrei prendere un cavo. Devo fare un regalo alla donna di un mio collega che promessa sui coglioni. Non farglielo. Eh no, ma devo, una politica aziendale, si fa se... mi fa un po' schifo toccare la roba perché la toccano un po' tutti, sono un po' una cosa mia, DJ. C'è il capo che è stato toccato da più gente possibile? Cioè, quello da più poveri. Non c'è proprio il reparto poveri qua? Perché mi sta sui coglioni, lui vende viti, proprio mi sta sulle balle. No, in realtà anzi è tutta roba nuova questa. Tutta roba nuova, non c'è nulla che... Magari uno che ha provato, uno con un po' di dissenteria, un paio di mutande. Nulla del genere, ma non sono mai venuto io al centro commerciale, cioè la prima volta, è Natale, vediamo un po' come la gente povera spende lo stipendio per fare... Qual è il posto più povero che c'è qua? Cioè che proprio fare un regalo per fargli capire che è un coglione lui. Che lui prende robe, capito, sempre Armani, quella marca. Invece prende proprio un regalo che la moglie deve essere... A buon a prezzi buoni. Cioè quei poveri si vestono con H&M in sostanza. Però va al mercato. Cazzo, no, ma al mercato no, perché non ho mai fatto... Vai dentro Liber, non ho mai fatto l'antitetanica. È tra i poveri. Gentilissima, non lo sai, tu sei un'impiegata, sei gentile. Beh,
scusa, grazie. Non è che sono impiegato deficiente. No, non è che sono, però soldi, scusa il termine, che riescono dal culo deficiente. No, lo so, però uno che fa l'impiegato, capito, c'ha quel, quelle deficiente. No, cioè, sai che noi siamo qua in po- 4 e siamo in 3 laureate. È un po' come Forrest Gump. Ma non mi siete laureate mai. Io ho la terza media, vendo bulloni e c'ho un conto in banca che fa invidia a Berlusconi. Per dire, certo. T'ho toccato, scusa, mi puli. Buona giornata, gentilissima. Non esagerare con onestà. Di nuovo. Pia, speso lo stipendio di dicembre? Bravo Pirla. Non dire le bugie. Hai fatto il bravo quest'anno? Sì. Come ti chiami? Masturbando molto spesso. No, non è vero. Sicuro? Non si dico le bugie. Guarda che se fai il bravo ti faccio arrivare una bella gnocca, Natale. Quello mi piacerebbe. Ok, allora fai il bravo. Mi raccomando, eh. Non cantare sulla gente. You better watch out. You better don't cry. You better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows you are awake. He knows it. You better watch out, you better not cry, allora, you better not find, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Into town. Santa Claus is coming to town. Non confondere le palle. Posso essere onesto con te? Mi sa che tu le palle non le vedi solo a Natale. Anche nel resto dell'anno? Ma scusami, che tentativo di approccio è questo? No, non è un tentativo d'approccio, è un tentativo di onestà più pura e limpida che ci sia. Perché? Perché ti sembra una... No, perché mi sembri molto sportiva. Ho immaginato giocassi magari a pallavolo. Ah, allora ho visto male, però volevo essere onesto e dirti quello che pensavo. Okay, buon Natale, ciao. Non abbuffarsi di cioccolato. Scusi. Ciao. Posso, già pagato questo? Non si può? Sì, dove cadere al scontrino però. No, lo so che non si potrebbe, che dovrei aprire solo quello di oggi. Ma io onestamente te lo dico, il calendario all'avvento è sempre così. Apro il primo, poi il secondo, poi il terzo, a inizio dicembre l'ho finito tutto. Poi arrivo il 24 che non c'ho quello doppio. Lo so, però sono onesto, te lo dico. Cioè io non ce la faccio ad aspettare. Ma però se è per lo scontrino questo, non si può mangiare il cioccolato così. Lo so che non si può mangiare così, che andrebbe mangiato giorno per giorno, ma io ti giuro, lo vedo e non ce la faccio. Sono fatto così. Probabilmente, in tutta onestà, il calendario avvento non fa per me. Sono più uno da panettone, che me lo mangio tutto e così. Non regalare affetto. C'è un ragazzo che sta abbracciando il papà. Buon Natale. Buon Natale. È il figlio? Sì, è mio figlio. Buon Natale anche lei. Ti mando un bacione, Ale. Non improvvisarsi musicista. Oh, è una biblioteca. Fai silenzio, è una biblioteca. È quasi di Natale. E quindi? Natalizia la canzone. Ma non si capisce, devi far così, aspetta. Creare fraintendimenti. Festività Natale Milano, siamo qui, giornata di regali e di gioia. Una domanda inerente al Natale, appunto. Qual è il pacco più grosso che hai preso?
Era grosso. Aspetta, era grosso. Il pacco più grosso che ho preso è stato una scopa finta di Harry Potter. Tu hai preso una scopa a Natale? E ho volato. È volato? Sì. Di dimensione, una più o meno così. Quindi in centimetri? Quanti sarà mai? Non lo so, fa anche un metro. Un metro? È un metro, è un metro di pacco, diciamo, ti ha resa felice? Sì! Non invadere i negozi! Abbiamo anche collezione di là. Sì. Buon Natale! Auguri! Viva il Natale! Viva il Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Ale. Buon Natale! Il Natale! Jingle bell! Il Natale! Ale. È Natale, Alea! È Natale, Alea! Via Natale! Non organizzare finti premi! Bisogna solo pescare? Bisogna solo pescare, sì, solo signora. Pescare. Solo pescare, c'è solo una possibilità su 200.000, perché vale in tutti i negozi, di trovare il biglietto vincente dei 500 euro di buono spesa. Prego! Hai vinto! Ho vinto! Complimenti! Signora che ha vinto? Sì, signora, deve inserire il buono qua dentro. Biscotti e temperini, ok? Adesso vado che c'è qui la signora che ha vinto, va bene. A dopo, direttore. Scusi, il buono, signora? Sì, messo qua dentro. Come lì dentro? Mi ha detto di metterlo. Ma questo è il tritacarte. Oh, mamma, ma ha detto di metterlo qua lei. Ma signora, ma c'è scritto tritacarte. Ma lo vede lei, non l'ho visto io. Ho capito. Cazzarola. Cacchio, guardi. Ma c'è, detto c'è, lei di metterlo qua? C'è il codice qua, come cavolo faccio a prenderlo adesso? Ma ha detto metta qua, non ma ci signora, vedo. Io ho detto di metterlo qui. Guardi, allora, se mi dica che non ho fatto niente. Se lei ce l'ha davanti a lei i cartelli, io come faccio a vedere? Sì, ma io gli ho indicato questo, signora. No, non sono mica matta. Mi ha detto di metterlo qua dentro. Signora, io... Dove? Qua. Signora, io così non posso darle il buono. Cioè, ma il biglietto ha visto com'è? Ma questa è una presa in giro. Non è una presa... No, signora, sì, mi dispiace. Io ho vinto, mi hanno detto che ho vinto un buono a 500 euro spesa. Lo rimetta anche ha vinto? Anche lei. Sì. Lo deve mettere qua. Ah, vede? Grazie. Guardi, signora. Dove? Ah. Ma è vero, quindi? Sì. Ma se mi ha detto di metterlo qua, ma... Allora, signora, un secondo. 450 e 500. Buona spesa. Grazie mille. Si figuri. Ah, cash anche. Buon Natale. Allora, vediamo di risistemare questo biglietto. Mi aiuti a ricomporre il biglietto, cioè... Ma però adesso ha tirato fuori tutte le cose. Signora, lei ha fatto un errore. Io la sto aiutando. Non si incazzi con me. Le aiuto io. L'ha fatto lei, non io. Ma se lei parla contemporaneamente con due persone, l'errore è suo, non signora, mio. No, stavo facendo gli ordini per gennaio, io gli ho detto di metterlo lì. No, lo risolviamo, però mi deve dare una mano. Devo dare la mano, io do, le do. Come faccio a vedere? Sono quelli blu, signora, capito? Però. Non c'è da ridere, da piangere. No, signora, vabbè, è successo, capita, è da basta. Buonasera, la reception? Sì. Sì, mi hanno detto che ho vinto un buono a 500 euro. Sì, lo deve mettere lì. Devo già scritto buoni vincenti. Non è mica passato prima. Questa è una presa per i fondelli. È solo fortunato, a differenza sua. No, 17! Questa... La sfortuna! Papparà, 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 papparà. Non ingannare i clienti. Io sto cercando i sacchettini con dentro i bignè da preparare, non riesco a trovarli. No? Guardi, non deve chiedere a me perché non sono io, però l'accompagno magari da un collega del reparto. Deve venire da questo, venga con me. Chiediamo a lui. Antonio, sì. Guardi, il signore cercava, spieghi a lui, sì. Ma si figuri, buona giornata. Io ho comprato un sacchetto di plastica dentro i bignè. Venga che adesso lo troviamo. Sì, Alfonso, sì. Il signore trova, spieghi pure il mio collega. Sto cercando, sì. Qua 20 giorni fa. Sì, mi dica. Il pane che sai, con dei tibigni, un sacchetto trasparente così, con dei tibigni da preparare. Ah, credo di aver capito, venga con me. Bisogna... No. Ignazio, il signore cercava i bignè quelli confezionati. Faccio parlare con lui. È un sacchetto di plastica trasparente con i bignè. Trasparente? Sì. Andiamo nel reparto dolci che lo troviamo. Alla crema? No, erano vuoti. Vuoti, i bignè vuoti? Che poi lo preparavi tu. Ok, ok. Fabrizio? Sì. Il cliente cercava dei bignè, faccio parlare con lui. Sì. Trasparente, un sacchetto così trasparente con i bignè da preparare. Te venga con me, dovrebbe essere da questa parte. Eccolo qui, Luchino.
Ecco, un altro. I bignè, quelli nella confezione trasparente, dove sono? Tucchino. I bignè. Ecco, sempre quelli, Sempre quelli che ci vediamo. Non improvvisarsi i cantanti. Cos'è, 25 euro di rimborso, com'è che è? Su tutta la spesa o? Sì, un attimo. Astro del ciel. Vada. Pargo divin. Mi. C'ho la voce adatta. Preferisce la trap, lei si vede. Non comprare frutta esotica. Ah, mi scusi. Vai. Sembrava un kiwi, stavo... No. Vai. Sai dove sono i kiwi? I kiwi sono dall'altra parte. Passa di là. Assomigliava proprio a un kiwi, lei. Mi scusi. Mi scusi, grazie. Non festeggiare con gli sconosciuti. Buone feste! Tenga! Anche te. Tenga! Si festeggia una volta all'anno! Stiamo festeggiando! Prego! Ah, sto già festeggiando! Auguri! Beva! Alla sua! Trenino! Non improvvisarsi cantanti di nuovo! Ma sei fuori! Fai quello che non puoi fare mai. Ok. Ti sento a sognare, cantare, canticchiare, cantare fino al tempo, come facevi tanto. Non lo so, tiro fuori il panettone e sei messo a mangiarlo, cioè. Io non ho parole. Luce blu, a Natale tu puoi dare Gesù, ti prendere a sognare. Il primo che becco lo prendo a calci! Quattro fuggitivi, braccati, manipolati, pronti a sperimentare realmente cosa significa essere cavie. In ogni episodio un gioco estremo e un unico modo per fuggire. Giocarci. Jaser. Raga, qua, raga, vai, vi copro. Edoardo. Ti disintegro. Valentina. Lo voglio uccidere. Gatto. Io così non ci sto. La loro missione? Rimanere l'ultimo sopravvissuto. Ad attenderli Alessio e Alessandro. Sto arrivando! Disposti ad usare ogni mezzo per fermarli. Le armi più estreme. Scossa! Le strategie più vive. Le regole le facciamo noi e non tu. Nessuna pietà. I primi due episodi di una saga epica che vi accompagneranno per un'ora e mezza alla scoperta della psiche umana. Prima una caccia all'uomo. Poi una battle royale senza esclusione di colpi. Ma questa è una carneficina! Vieni avanti se hai il coraggio! Il primo e più estremo reality game italiano. Una serie in cui ogni episodio è il tassello di una storia più grande. Una storia in cui le vostre scelte saranno fondamentali. Ora che sapete cosa significa la vostra scelta, potete decidere. E questo è solo l'inizio. IEM Plus, episodio 1 e 2. Sarai vittima o carnefice? Disponibili da subito, solo su The Show Plus. Non chiedere offerte. Scusi un secondo. No, si fermi. Devo fare una prova. Grazie mille per aver donato un euro per Save the Renna. No, non ci dono proprio niente. Come no? Scemo. Per salvare le renne. Non dà l'euro per prendere il caverna. E le renne? Però no, Lus, non ci guadagniamo nulla noi. Paese, tu e le renne. Ma per le renne della Lapponia, signore. Ma che modo di fare? Non fare cenoni gourmet. No, posso essere onesto con lei? Non mi sembra una grande spesa, Quindi? No, si impegna un attimo di più perché tra un po' c'è il cenone di Natale. Se mi parte così male, fa una figuraccia coi parenti. Niente. Col vinello da 2 euro. No, veramente costa 19,90 il vinello. Perché non ha preso quello da 30? Perché non avevo i 30, ma gli dai tu la differenza? No, ma signora, non si arrabbi, sono solo onesto con lei, perché sennò fa una brutta figura, lo dico. Pazienza. Come vuole lei, eh? Pazienza. Come vuole lei? No, ha detto che faccio una brutta figura, vado una spesa da pezzetto.
Ma lo conosci? No. Ah, io pensavo che era un conto. No, io sto cercando i mandarini. È un vinello da 2 euro, ho preso? Sì. No, ho preso un amarone. Ah, non so neanche cos'è l'amarone. Sì, ma quel poveretto. Guarda, signora, per fare una bella figura le do. No. Ma sì, ma è un prosciutto, una gamba di prosciutto. Scusa, ma decido io cosa comprare. Però fa una bella figura. Ma non mi interessa, ma pensa a te. Sì, ma onestamente fa una brutta figura. Ma ne frega niente. Ma è un crudo delicato, è buono, eh. Vabbè, se lo porti a casa sua. Non evitare i canditi. Salve signora, mi dà curiosamente un panettone? Adesso è periodo, mi piace tanto, non vedo l'ora. Apri, tagli, lo rimetti dentro, ti rimane sempre morbido. Ah, ok, così dura tanto. Ok, grazie mille. È un po' vero però. Hai canditi questo? È il panettone! A me fa i canditi, signora. Amore, dimmelo! Sono onesto con lei, volevo un attimino. Cioè, io non lo posso mangiare se c'è i canditi. L'uvetta passa. Però tu mi chiedi un panettone, il panettone classico è con canditi uvetta. Io onestamente dico che il panettone classico a me non piace. Io pensavo fosse. Ma mi hai chiesto quello? No, davvero, signora, guardi, lo rimetto qua, tanto rimetto che se lo chiudo dura tanto. A me il panettone piace, ma hai detto il panettone classico sì. È con canditi uvetta. Allora riformulo, a me il panettone classico con canditi uvetta fa schifo. Amore, se tu non me lo dici, mi chiedevi cosa capito, c'è signora, dentro lì? Ma se lei non sa fare il suo lavoro non è colpa mia, cioè adesso mi scusi. Cioè, io non so fare il mio lavoro, ma se tu mi devi dire, io come posso sapere cosa ti piace o no? Io sì, ma io ho la faccia da uno che fa schifo i canditi, signora, dovrebbe decodificarla un attimino. Per piacere, allora, fammi sto favore, guarda, io fino adesso sarei venuto incontro in qualsiasi caso. Adesso che mi dici così, ti dico, guarda, quella è la porta, prendi il panettone, l'hai pagato. Mi piace perché è onesta. No, è onesta, mi piace questo suo atteggiamento. Viva il Pandoro! Non dire la verità. Si avvisa la gentile clientela, soprattutto i bambini, che Babbo Natale non esiste. Ripeto, Babbo Natale non esiste. I vostri genitori vi hanno raccontato solo... Cosa vuoi? Stavo dicendo ai bambini in negozio che Babbo Natale non esiste. Ma chi ti dà l'autorizzazione di fare queste cose? Chi sei? Io sono solo una persona onesta. Mi sembra veramente increscioso che ai bambini vengano raccontate delle fandonie. E dai, quindi volevo informare questi piccoli uomini che i loro genitori gli stanno mentendo. Ma chi sei? Sono un cittadino onesto. Ma chi? Ma chiamate la sicurezza. La sicurezza per cosa? Perché ho detto la verità? Non fare il razzista a Natale. Scusi, faccio un attimo una domanda, non so se posso. Lei a fine dicembre è impegnato? Impegnato? È impegnato a fine dicembre? Certo, me ne vado a casa. Mannaggia, perché praticamente le spiego, c'ho il mio fratellino che crede ancora a Babbo Natale. Allora avevo bisogno, se lei magari il 24 così veniva da noi, le davo io il vestito, magari le davo anche 100 euro, così questo Natale riusciva a mangiarsi anche un panettone magari, anche lei, che mi sembra che abbia bisogno, dico, non è che, però, che so che voi, così adesso non c'è lavoro, così me lo prendeva sulle ginocchia il bambino, poi dopo a fine della cena, non so se avanzava qualcosa, gli davamo anche gli avanzi, così anche lei questo Natale mangiava qualcosa. Natale, magari portava se dei familiari, così finalmente un Natale si prende anche il suo panettone, magari quest'anno anche con i canditi, che sa che con 100 euro anche sì, un candito. Ma tu ti senti pure? Ti senti bene? Mi scusi, parli in italiano perché io non capisco. Questa è la lingua mia, ma tu ti senti bene? Mi sento benissimo, allora, io volevo offrire un lavoro. Ciao. E anche un posticino. Ciao. Non vuoi, ma per il bambino, Babbo ciao. Natale. Ciao. Lo so che Babbo, allora io la capisco, Babbo Natale è uno che produce un sacco e fattura una lira, quindi sì, sta sui coglioni a tutti. Però non c'è lavoro, poi uno offre lavoro e non lo vuole far trovare. Vabbè. Non festeggiare il compleanno sbagliato. 33 gli anni di Cristo! Non fare pause. E tutto quello che tu vedi in fantasia le vendiamo con lenzuola. Ah, ok, cacchio. Salve. Che spavento. Mi riposo un attimo che fra pochi giorni ho la notte. Ecco. Grazie mille. Mi scusi, non che chiamare le guardie adesso? No, guardi, chiami chi vuole, che io fra pochi giorni o la notte devo arrivare riposato.
una vetrina. Se mi sveglia al 24, così poi non faccio tardi al lavoro. È ora di svegliarsi. No, ancora mezz'oretta, per favore. Tardi. Ancora mezz'oretta, per favore, non voglio andare a scuola. Rollo, Babbo Natale qui nel letto, proprio nel colore. Apposta. È già il 24? È già il 24. Oh cacchio, sono in ritardo, devo andare a consegnare i regali allora. Vado. I bambini si sono già lamentati. Non adirare i consumatori. Fatto acquisti? Sì? Bravo. Bravo Pirna. Hai speso tutto lo stipendio nel telefono nuovo. Te ne frega a te. Ho capito, è Natale, ma poi tutto il resto dell'anno cosa fai? Scusa. A te che te ne frega? Scusa, io sono solo onesto. Sono solo onesto. Di che cosa? Poi magari a febbraio chiederei più di cittadinanza. Tuoi o che cosa? No, non volevo essere. Se non ti permetti, quindi devi rompere i c***i agli altri. No, però mi sembra stupido buttare tutto lo stipendio. Ma rompere i c***i alla gente. Per il telefono, solo perché è Natale. No, era solo onestà. Non addobbare. Un ambiente un po' ostile per studiare. Troppo asettico. Non essere scortesi. Salve. Cercavate le pasquine o sono queste qui? No, cercavo qualcuno che non rompesse i coglioni. Almeno a Natale vorrei fare shopping in tranquillità. Certo. Se posso. Scusi l'onestà, ma... No, ma figurati, io sono chiesto. Certo, certo. Sì, sì. Anche. Scusi, semplicemente ho salutato anch'io, però non volevo rotture. Almeno shopping in tranquillità. A Natale. Sì, sì. Le spiego anch'io che non voglio rotture di scatole, grazie. Non saltare la fila. Ciao, ascolta. All'Apple Store c'è una fila della Madonna e devo comprare l'iPad al figlio del mio collega. Ma non ce l'ho di fare la fila, facciamo una roba. Ti do 80 euro. Non è mio. Ma te dici che t'hanno picchiato, te l'hanno rubato. Ma dai, non c'ho. È che mettermi in fila con gente che non so se ha la partita IVA, se è un dipendente, a me mi fa un po' schifo in sostanza. Cioè, i dipendenti sono un po' come i cani randaggi, capito? Dici che è bello, ma non lo accarezzi mai. Ah. È quel problema. Vabbè, guarda, mi sei simpatica, te li regalo 80 euro, guarda, davvero. Sei una ragazza simpatica, tieni, guarda. Tieni, davvero, grazie mille, no. Cioè, vi da Renzi 80 euro tutti col sorriso in faccia, vi do io no, ma andate a cagare, figa. Non improvvisarsi, musicista, di nuovo. Non creare fraintendimenti, di nuovo. Quant'è che non ricevi un pacco? Fin troppo, no, non lo so. Fin troppo, diciamo. Fin troppo. Ale. Sì, più o meno, sì, è stata una mancanza di pacco. È da un annetto che non prendi un pacco? No, un annetto no. Un po' meno, diciamo. Io purtroppo è da tanto. Che non ricevi un pacco? Esatto, sarà un mesetto. Un mesetto? Sì, un mesetto. Se qualcuno ha un pacco, ragazzi, che è qui da un mesetto che non si ricevono pacchi. Facciamo il numero di cellulare e via. Voi preferite a Natale un pacco piccolo o un pacco grosso? Dipende, se sono tanti piccoli. Hai avuto solo a che fare con pacchi di dimensioni piccole?
Sì. Questa cosa è un'intervista che allude a cose... No, stiamo parlando del Natale. Del Natale? Sì. Ok. No, se la facciamo seria, senza... Non so che tu pensavi al cazzo, immagino. No, sei tu che l'hai fatto intendere. No, io parlavo di pacchi natalizi. Non adirare i commercianti. Salve, signore. Una domanda. Oltre a quei completini lì di che avete in vetrina, c'è qualcosa di più carino che dovrei fare un regalo? Completini di? Di merda. Come di merda? Sì, non sono carini quelli lì. Allora vai da un'altra parte. No, scusi, che ero semplicemente onesto e non vuoi far perdere tempo a nessuno. No, non capisco come reagisci. Scusami. Ah, no, ma se vuoi, scusi. No, puoi anche andare. C'è qualcos'altro? No, non c'è niente, tutto di merda. Puoi andare. Non volevo offenderlo. Non mi interessa, dai. Non fare colazioni scandinave. Posto che soddisfi le mie esigenze. No, figa, scusate il disturbo, se disturbo, ma vedo lì Chiquita. Sì. E io in questi posti non ci vengo mai. Sarà che lavoro, sarà che ho paura delle malattie. Ma cos'è che stai bevendo, te? È una cosa un po' tropicale, vedo. Banana, latte, dattero. Perché mi è venuto un po' l'angorino, no? Mi chiedevo voi dipendenti cosa mangiavate qua, cioè cosa mi consigliate. Io al mattino mi faccio il salmone scottato di solito, ma qua mi hanno detto che non c'è, figa. No. Cioè, voi poveri, cosa prendete da mangiare? Non so, così per sapere. Ma non so. Brioscina che la scongelano sul giorno 8 volte. Non so, io il salmone se c'era. Norvegese di solito, figa. Ah, no, non te lo so dire. Qua non lo trovo. Qua bevete questi intrugli qua, la banana. Che poi la banana, ti dico io una cosa, visto che siete donne, è meglio prenderla intera. Nel senso, però. Magari era intera e me l'hanno frullata. Te l'hanno frullata, ma toglie tutto il divertimento. Vabbè, vado a cercare un salmone, ragazze, che i fiordi qua ce ne sono tanti così, figa. I due vecchi bastardi sono tornati con la seconda puntata della prima serie TV italiana in Candid Camera. E hanno una sola missione: trovare la badante AstraZenecale per tornare giovani. Una trama scritta sui vostri commenti trasporterà i due vecchi Ale in un vortice di cazzate pirrate nella seconda puntata del Detto Fatto più epico e malato di sempre. Siete eccitati, vero? Si è paralizzato l'uccello. Ma va! Dritto, è sempre dritto. E allora, non perdete tempo e guardatevi la seconda puntata di Detto Fatto Plus. Due vecchi bastardi alla ricerca della badante AstraZenecale. Disponibile solo su The Show Plus. Oh, cazzo in culo, ti prendo! Oh, come ti permetti? Come ti permetti? Come ti permetti di non pagarmi? Vecchio bastardo!